Siamo qui per manifestare il nostro totale dissenso nei confronti della scelta dell'amministrazione comunale, della sindaca in particolare, di avviare il commissariamento per il Teatro Regio. Primo, perché ci sembra un'operazione, diciamo, pretestuosa e con un profilo assolutamente solo politico, perché forse si potevano trovare delle condizioni per trovare una soluzione a questo stato di cose. Non sono state cercate perché la delegazione sindacale è stata completamente ignorata in questa scelta e da quello che si sa anche il consiglio di indirizzo è stato scavalcato nell'annuncio fatto ai giornali un po' di giorni fa. Quindi siamo molto preoccupati perché ci sono dei grossi rischi ovviamente con un commissariamento che debba mettere a posto i conti, diciamo così, perché il taglio delle retribuzioni e soprattutto il taglio dell'occupazione sono i due rischi più grandi. Taglio dell'occupazione che preoccupa molto perché all'interno della fondazione ci sono una sessantina di lavoratori che sono lavoratori strutturali, cioè rientrano nella pianta organica, ma sono a contratto a tempo determinato che è in scadenza il 30 giugno. Quindi sono lavoratori che facilmente rischiano il posto di lavoro con l'arrivo di un commissariamento che, se il commissariamento ha come obiettivo principale il risparmio. L'idea è partita dal fatto che noi questo sappiamo fare, siamo musicisti, siamo artisti, ci sono tecnici e quindi vogliamo manifestare nel modo che ci è più consono la nostra disapprovazione su questa scelta. Abbiamo scelto questo luogo chiaramente perché è un luogo simbolico di fronte al palazzo che fa questa scelta senza nessuna attenzione, dobbiamo dirlo, rispetto alle istanze dei lavoratori, della parte sindacale, insomma con una scelta assolutamente univoca. Io sono qui perché voglio bene al teatro, voglio bene i suoi lavoratori, ho chiaro qual è il valore di entrambi, del teatro per la città e come ambasciatore di questa città in tutto il mondo, come è stato in tanti anni, come valore di una città che ritiene la cultura, spero che ritenga la cultura come un pezzo importante del welfare di tutti i cittadini. E voglio bene ai suoi lavoratori, perché sono lavoratori straordinari, che credetemi, sono stato con loro 19 anni e non credo che ci siano altri teatri che hanno lavoratori che hanno amato e amano il proprio teatro come questi. Quindi sono qui perché voglio essere vicino a loro, se ci sono responsabilità del passato me le assumo, ovviamente, perché errori ne abbiamo fatto anche in passato, ma non è giusto, non è opportuno che io giudichi quanto sta avvenendo. Sono dispiaciuto e addolorato, questo sì. Io non entro nel merito del commissariamento e delle scelte che sono state fatte, perché non è opportuno, sembrerei arrogante a dare giudizi e soluzioni per situazioni che avvengono dopo che io ho lasciato il teatro. Il Teatro Regio, quando l'ho lasciato, mancavano strutturalmente 2 milioni di euro. Ne mancavano a partire dal 17. Io avvertì la sindaca nel 16, quando venne nominato, gli presentai la situazione del teatro e gli dissi in modo molto, come era giusto che fosse, perché la sindaca non poteva sapere quali erano i veri conti del teatro. Disse alla sindaca che mancavano strutturalmente 2 milioni di euro al teatro dovuti alle riduzioni è un eufemismo, al fatto che i contributi locali in pochi anni erano scesi da 12 milioni e mezzo a 6,4, senza 2 milioni strutturali non straordinari, che sono due cose ben diverse, il teatro sarebbe entrato in grave crisi. E purtroppo sono stato profeta, facile profeta, conoscendo quali erano i conti, e questo non poteva che accadere.